Ciao a tutti da Gab Golf. Oggi andiamo ad affrontare uno di quei colpi che all'apparenza sembra impossibile, ma di fatto non lo è. Oggi andiamo ad affrontare il flop shot con la palla messa male nel rough. Questa è una di quelle situazioni limite in cui un giocatore, quando trova la sua palla così, gli viene solo in mente di imprecare, tirare sulla palla e andare alla prossima buca, perché all'apparenza sembra un colpo impossibile. Quello che andremo a vedere è che, sfruttando bene il bounce del bastone, il loft del bastone e sfruttando l'erba che ci può tornare a nostro favore, questo può diventare un colpo semplice, ma soprattutto molto molto divertente. Sicuramente farete fuori un sacco di amici nella sfida di approcci. Mi raccomando, una volta che vincete un sacco di sfide d'approcci, avanzo anche io un aperitivo. Andiamo subito a vedere come si fa questo bellissimo colpo. Ed eccoci qua. La situazione è questa: palla totalmente mangiata dal rough, sotterrata quasi, che si fa fatica a cercare. Approccio in discesa con poco green. A tutte le persone normali qua verrebbe in mente una sola cosa: cerco di mettere la palla sul destro e schiacciarla il più possibile per tirarla fuori da questa situazione ingiocabile. E invece no. Noi adesso andremo a fare un flop shot con la palla messa male, e la palla miracolosamente uscirà morbida, alta, e si fermerà in pochi metri, nonostante il green sia tutto in discesa. Per fare ciò ho bisogno di sfruttare quel cuscinetto, quello strato di erba alta che si andrà a frapporre tra la testa del bastone e la pallina, per fare in modo che la pallina esca morbida, ma ho bisogno di alcuni accorgimenti. Andiamo a vedere la tecnica per rendere questo colpo da impossibile a possibile. La cosa più importante è riuscire a sfruttare il bounce del bastone e il loft del bastone, facendo in modo che vada a scivolare esattamente sotto la pallina e colpire qualche centimetro prima il ciuffo di erba che si va a frapporre tra la testa del bastone e la pallina. Una delle cose più importanti poi è quella di riuscire a fare entrare il bastone verticalmente nel terreno. Perché verticalmente? Perché avendo tanta erba davanti, se io facessi un movimento piatto, probabilmente ne prenderei troppa. Questa erba oltretutto è molto dura, perciò mi frenerebbe a tal punto il bastone che probabilmente farei un metro e basta. Invece io devo farne almeno una decina di volo, alti, morbidi, e stoppare la palla in breve tempo. Allora, per fare in modo di usare il bounce del bastone, un po' come abbiamo visto nella puntata del bunker, aprirò la faccia del bastone. Quanto la apro? Basta un grado. L'importante è che il bounce vada a toccare il terreno. E una volta che aprite la faccia del bastone, anche di un solo grado, il bounce entra in gioco. Quindi apriamo la faccia del bastone di pochissimo, rimettiamo il grip da capo, mi raccomando. Palla un pochino sul piede sinistro per fare in modo che dal backswing, dall'apice del nostro backswing, ci venga voglia di andare a spostare il peso sulla gamba avanti. Per fare uno swing verticale, io consiglio di caricare i polsi. Attenzione, non spezzare i polsi, che non esiste a golf il termine spezzare, ma carico i polsi. E in avanti cerco di trasportare il peso sulla gamba sinistra, cercando di tenere il bastone basso sul terreno. Quindi carico i polsi, tengo il bastone basso e sposto il peso in avanti. Andiamo a vedere se funziona. E anche questa è andata. Quello che verrebbe in mente di fare altrimenti sarebbe questo: palla sul destro, faccia del bastone chiusa, swing verticale e giù una botta, ma la palla non si fermerà mai. In rough dall'altra parte non c'è chance di salvare il par. Con la vista laterale, invece, possiamo andare a vedere come carico i polsi con la faccia del bastone che rimane aperta. Carico i polsi in verticale, cerco di scivolare sotto la pallina tenendo bassa la testa del bastone dopo l'impatto.
Ed ecco un approccio che all'apparenza sembrava impossibile diventare possibile. Yeah, we'll drink anybody ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me.